In quel momento arrivano due incontri importanti, uno con Francesco Rosi, Tre Fratelli, dove fai la moglie di Noiret, mi trovi Noiret, e l'altro, film italiano però girato in Francia, La Nuit de Varenne, cioè Il Mondo Nuovo, dove c'è un incontro, ne parlerò dopo, con Marcello, con Mastroianni, che fa Casanova. Dunque, primo l'incontro con Francesco Rosi. Beh, ve l'ho detto prima, abbiamo letto la mia parte e poi c'è una scena nel film che Noiret mi chiama e che parla delle Brigate Rosse e questo giorno lì non riuscivo a avere tutta la paura, i pianti, tutto. Abbiamo girato, poi a un momento, e per questo che un regista è molto importante sul set, mi ha urlata sopra, ma le Brigate Rosse esistono veramente? Ma urlando, mi ha fatto un elettroshock e mi sono messa a piangere e ho fatto la scena. Dunque, è questo che dico, un regista deve essere molto in confidenza con l'attore, gli attori, e cercare di ottenere e prendere direttore tutto quello che possono dare. È un regista molto preciso, molto simpatico, molto, si lavorava bene e si andava a Fregene il weekend a mangiare da lui. E avete girato a Roma e anche nelle Murge, mi pare. A Roma e anche a, possibile se dico, Matera, sì, una città bellissima nel sud, no? Vicino a qui o no? Sì, a Matera. E invece Scorza... I genitori sono contadini che vivono sì, in questa sì, zona. Sì. Invece Scola, e dunque ho detto prima, no, era sempre a lavorare, e era un grosso film. E lì ho scoperto la magia del cinema. Eravamo in questa carrozza, dunque c'era la Scicula, Marcello, Harvey Keitel, io e eravamo insieme. Jean-Louis Barrault, no, non nella carrozza con noi, e due attori francesi. E poi un giorno, due cose. Io ero la più giovane all'epoca, dunque l'operatore viene con la camera e ognuno aveva delle battute e la camera doveva girare dentro la carrozza. E mi ha chiesto di, al momento che io non parlavo per due o tre battute, aprire la porta della carrozza che camminava, questo ho adorato, uscire senza fare ombre, senza fare rumore, presa diretta, chiudere la porta e essere fuori della carrozza, su un marciapiede fatto apposta. C'erano due uomini che mi tenevano le gambe e poi quando era il nome, a me di parlare, riaprire la carrozza, entrare e dire le mie battute come se niente fosse. Io trovo questo geniale. E poi un'altra scena, Cinecittà, dentro la carrozza, che non si muoveva solo così, e tutti gli alberi giravano intorno a noi. C'erano tutti uomini che spingevano gli alberi che giravano intorno a noi e sembrava che noi andavamo veloce per la campagna. Eravamo a Teatro 5, Cinecittà, dentro e a camminare così. E questo lo trovavo geniale. E poi c'era la Laura Betti. Ah, c'era la Betti! Ovviamente la Laura. E poi, no, era un bel souvenir questo film, questo girato, perché eravamo tutti insieme, con Bria Lee anche, e eravamo tutti insieme, tutti i giorni, con un'amicizia e una grande tenerezza, perché sapevamo, credo, che facevamo un film bello. E poi Ettore aveva come si dice, la facilità, l'amore di arrotondare tutto, di far bene tutto.